it sound right, boy. Ciao, io sono Loredana e insieme leggiamo alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato oggi su Notizie in un clic. Tu, se vuoi, puoi approfondire cliccando dove ti pare. Buona visione! Il 30 maggio si celebra la giornata mondiale sulla sclerosi multipla. Trieste, cultura e spettacolo, il Conservatorio Tartini ha aperto le sue porte. Su Scanzano, siamo nella Basilicata, facciano la loro parte a cominciare appunto dalla regione stessa. Il comune di Capoliveri, Toscana, ha rimosso i rottami del naufragio del novembre scorso. I prezzi a suo utenti esplode in Italia il caro caffè. La tazzina al bar raggiunge l'1,25 euro, prezzi in aumento fino al 16% in più rispetto allo scorso anno. Estero, il viaggio del Papa in Congo e Sud Sudan, tra sfollati, giovani e vittime di violenza. Ucraina Perago, solo inasprimento, sanzioni può avere l'effetto su Putin. Trump, ci riprenderemo la Casa Bianca nel 2024. A Monte Carlo la prima fila è tutta Ferrari. Charles Leclerc su Ferrari partirà in pole position nel Gran Premio di Monte Carlo nella settima prova del Mondiale di Formula 1. Per la rassegna stampa, Corriere della Sera, spiragli da Mosca sul grano. La Repubblica, Putin apre sul grano, l'Unione Europea è pronta a scortarlo. La stampa, Putin apre al dialogo con Kiev. Libero, il governo gioca a Mosca cieca. E il giornale, il costo della guerra, 929 euro a famiglia. Putin spacca la NATO, grano sì, armi stop. La Verità, la marcia pelosa di Speranza ai ragazzini che ha rovinato Piazza di Siena. Il Tempo, il concorso internazionale, Putin ci incosta caro anche in spiaggia. Questo e molto altro potete trovare su Notizie in un clic cliccando, come dico sempre, dove vi pare, e io vi ringrazio fermandomi qua, ma non prima di avervi augurato una buona giornata. Alla prossima rassegna, Loredana.